Calmami, non voglio insistere su quanto questa vita ci adori, non sono qui per questo. Piuttosto voglio ribadire quanto mi ha lasciato, o meglio, ci ha lasciato. Francesco Vitali ha trovato la forza di leggere una lettera d'addio scritta per la mamma Cinzia Gregorini, deceduta sabato scorso dopo aver combattuto contro un brutto male. Ieri avrebbe compiuto 59 anni. Nella chiesa del Carmine a Gimarra di Fano, la stessa in cui 2 anni fa la famiglia diede l'addio a Benedetta, la sorella morta nella strage di Corinaldo, oggi sono stati celebrati i funerali della mamma. Circa 400 le persone presenti. Il parroco Don Gianni Petroni, che ha concelebrato il rito con il vescovo Armando Trasarti, aveva previsto l'attivazione degli altoparlanti per dare modo ai fedeli di seguire la cerimonia anche dal sagrato. Infatti, per le norme anti-Covid, non sono potute entrare più di 100 persone. All'inizio della funzione religiosa, Sua Eccellenza ha ripreso i versetti di Sant'Agostino. Coloro che abbiamo amato e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Trasarti ha invitato i giovani ad assaporare il silenzio. La morte ci sconvolge, ha proseguito il vescovo. Non sprechiamo un respiro della vita, mai fare un giudizio che possa far abbassare gli occhi a un amico o a un adulto. Non finite mai di amare i vostri cari, che il Signore ci dia rinascita, memoria per ricordare i giorni belli e ci dia l'opportunità di amare la vita e di spenderla bene per chi non può essere presente. Io non pago nessun dazio di mare, tuttavia pago il dazio di mare. Prima dell'ultima benedizione, l'amica di sempre Barbara Brunori ha voluto ricordare Cinzia come compagna amabile e amica presente. Ho ammirato il tuo modo di essere madre immensa, ha raccontato Barbara. Malgrado tutto il dolore che vi ha colpiti, sei stata un essere superiore dotata di riservatezza e dignità. Sino all'ultimo hai protetto tutti, silenziando la tua grande sofferenza per non appesantire la vita d'altri. Ora, ha precisato rivolgendosi alla famiglia, avete la forza di 2 angeli che vi aiuteranno a trovare un nuovo significato al vostro percorso terreno. Ora la tua vita fuori, raggiungi la tua gran fratella e tieni la società a te, in quell'amorevole abbraccio che hai immaginato ogni giorno. Ti voglio benedici, buon viaggio. Struggenti anche le parole del figlio Francesco, che ha ringraziato la mamma per l'amore profuso. Non avrei mai pensato di ritrovarmi di nuovo qua, a distanza di 2 anni, ha detto. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile. Sei stata una mamma speciale per tutti e tre. Grazie per averci spronato a non arrenderci mai, proprio come in questi momenti terribili. Grazie per averci fatto capire ancora una volta che la vita non guarda in faccia a nessuno. Siamo fieri di te, sei stata una vera guerriera. Avrei tanto voluto che diventassi la nonna di mia figlia, ha confessato Francesco, ma purtroppo ciò non mi è concesso. Vi prometto che con i racconti farò capire che in cielo hanno una zia e una nonna che, se fossero state qua, avrebbero dato il mondo e lottato per il loro bene. Ora che non sarai più portato a nulla da generazioni con i suggerimenti, illuminaci la strada e soprattutto insieme a me dateci la forza per ripartire, sarà nostra cura ascoltarvi. Come dissi per la leva, questo non è un addio, non sembra più dirci. Buon viaggio, mamma. Buon viaggio, mamma. Buon viaggio, Cinzia. Ti amiamo. Franci, Corra e Ale.